Bossari, Laura Freddi furiosa, la showgirl pronta a prendere provvedimenti. Laura Freddi chiarisce, ancora una volta, la sua posizione sull'intervista riguardo Bossari. Durante la partecipazione di Daniele Bossari all'edizione appena conclusa del Grande Fratello VIP è venuto fuori che il vincitore del reality e Laura Freddi hanno avuto una storia. Su Di Più è stata pubblicata un'intervista fatta alla stessa showgirl in merito alla fine della relazione con il vincitore del GF VIP. Ovviamente ciò è stato tirato fuori poco tempo fa, eppure quell'intervista risale a circa 16 anni fa. La Freddi, infatti, ha prontamente smentito di aver rilasciato quell'intervista in tempi attuali, ma forse non è bastato. Probabilmente l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello VIP avrà ricevuto qualche commento negativo in merito alla questione e quindi è dovuta tornare sull'argomento. A distanza di un anno dalla partecipazione al Grande Fratello, Laura sta per realizzare il suo sogno, quello di diventare mamma. Ormai, dunque, è concentrata ad accogliere la nuova creatura e vuole stare lontana da questi sgradevoli episodi. Le parole di Laura Freddi su Instagram. Laura Freddi pubblica una foto su Instagram in compagnia del suo compagno Leonardo e aggiunge una didascalia per precisare, ancora una volta, la sua posizione. Cari amici, che venite a fare qui commenti inutili, ho cose più importanti da fare ora. Visto che qualcuno non capisce, vi rispiego di nuovo e per l'ultima volta che io non ho rilasciato interviste a Di Più su Bossari. Inizia con queste parole la conduttrice, ormai stanca di dover nuovamente sottolineare come sono andate le cose. Come voi mi sono ritrovata di fronte al giornale e anche a me non ha fatto per niente piacere quello che ho visto. Ero incredula e sorpresa, continua la Freddi. Qualcuno mi consiglia cosa fare? Tranquilli che sarà fatto sapere a chi di dovere. Dunque l'attrice sembra ormai decisa a prendere dei provvedimenti in merito. L'invito di Laura Freddi ai suoi haters. Io sono rimasta sorpresa e amareggiata come voi, quindi non devo chiedere scusa a nessuno né tantomeno ho mancato di rispetto a nessuno. Spero di essermi spiegata bene. Poi se qualcuno vuole continuare a far finta di non capire e continuare a scrivere brutti commenti gratuitamente, pregato di non venire più a visitare il mio Instagram. Grazie. Laura Freddi conclude con queste parole il suo lungo post su Instagram.